Sarà un maxi processo, forse uno dei più imponenti mai celebrato ad Arezzo. Oltre 2.500 le richieste di costituzione di parte civile, 39 in tutto gli imputati. È il procedimento per il crack di Banca Etruria, 4 i filoni di inchiesta che sono stati riunificati in un unico procedimento. Una è la bancarotta fraudolenta, una è la bancarotta semplice, una è la bancarotta fraudolenta bis, perché questo filone si era spezzato in due parti, e una è la liquidazione di Bronchi. Di fronte al GIP Giampiero Borraccia i legali degli imputati, ma nessuno è comparso in aula. Tra le richieste di costituzione di parte civile quella del liquidatore Giuseppe Santoni e di circa 170 azionisti. È l'unico modo per avere almeno sulla carta una decisione che riconosca il danno subito e il risarcimento dovuto. I danni patrimoniali riserviamo a un'altra azione di responsabilità che intenderemo fare, chiedendo non tanto agli amministratori, perché ci siamo costituiti parte civile in questo processo che gli riguarda, ma probabilmente alla società di revisione, che è corresponsabile al pari degli amministratori, che ha certificato i bilanci. Con loro anche i comuni di Arezzo e Castiglion Fiorentino. Con questa vicenda nelle cronache nazionali Arezzo è apparsa una città appunto del malaffare. Ma abbiamo chiesto anche un danno patrimoniale, perché la perdita della Banca del Territorio si è tradotta in una grande perdita di chance per tutti gli operatori economici. Gli ex risparmiatori si sono fermati con la stampa all'esterno del perimetro del Tribunale, come disposto dalla Presidente. Aspetta che ci sia che facciano giustizia, che chi ha sbagliato lo facciano pagare, e non è giusto che si debba pagare noi gli errori di altri. Si torna in aula il prossimo 2 novembre.